Benvenuto in questo nuovo video in cui ti mostrerò alcuni dei nuovi aggiornamenti di luglio del 2021 di Adobe Premiere Pro, in cui sono state introdotte alcune novità per quanto riguarda il pannello di grafica essenziale. Andiamo quindi subito a scoprirle. Gli aggiornamenti riguardano soprattutto la parte che riguarda appearance, ovvero l'aspetto dei nostri testi o dei nostri elementi di grafica. E per quanto riguarda ad esempio l'ombra, se attiviamo l'ombra nel nostro testo, come vedi è stata aggiunta l'opzione di aggiungere più ombre al nostro livello. Ad esempio, aggiustiamo questa ombra, così per renderla leggermente più visibile, ad esempio così. A questo punto possiamo aggiungere un secondo elemento di ombreggiatura. Lo troviamo, ecco, qui sotto abbiamo aggiunto. Possiamo aggiungerne altri oppure rimuovere quello appena creato e adesso creare una nuova ombra, ad esempio di nuovo con il colore che abbiamo utilizzato per il testo. Distanziamola, ingrandiamola, ecco qui, ecco la nostra ombra. Ecco fatto, come vedi, insomma, è molto utile per dare sempre più un aspetto migliore ai nostri titoli. Questo è per quanto riguarda l'ombra. Per quanto invece riguarda lo sfondo, il background, anche qui sono stati aggiunte delle opzioni. Andiamo ad attivare il background. Questo è il nostro background classico che possiamo aumentare, diminuire di dimensione. Cambiamo il colore, siamo più un bel rosso, ecco qua. L'opacità, queste sono opzioni che già conosciamo, ma qui, come vedi, vi è una nuova opzione che ci permette di arrotondare gli angoli del nostro sfondo. Molto comodo per quanto riguarda la creazione di pulsanti, bottoni e così via. Ma non è questa l'unica opzione aggiunta. Se andiamo nelle proprietà dell'aspetto, qui dove c'è l'icona dello strumento, della chiave inglese, possiamo anche modificare la modalità di inserimento, Fill Mode. Attualmente è on lines e quindi lo sfondo si adatterà al tracciato dell'intero testo. Ad esempio, ti faccio subito un esempio, se aggiungiamo un'altra frase qui sotto, New, ok, come vedi, giustifichiamo tutto al centro. Come vedi, lo sfondo si adatta al tracciato rettangolare dell'intero testo. Se invece ritorniamo nelle impostazioni e in modalità di inserimento, andiamo per line, quindi per linea, come vedi, lo sfondo si adatta ai caratteri del testo e non all'intero riquadro. Ok? E questa è un'opzione in più che sempre può ritornare utile. Bene, in questo video ti ho introdotto alcune nuove funzionalità disponibili nel nuovo aggiornamento di luglio del 2021 di Adobe Premiere Pro CC e ti aspetto nel prossimo video per scoprire nuovi strumenti e nuove funzionalità messe a disposizione da questo fantastico software di editing video. Se invece vuoi scoprire di più o essere un esperto di editing video, ti consiglio di seguire il mio corso su Adobe Premiere Pro CC che trovi qui in descrizione. Grazie e ti aspetto al prossimo video.